In studio Giada Giaquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Caregiver esclusi dalla vaccinazione, per i soggetti fragili no, per i disabili gravissimi sì. Un paradosso denunciato da Graziana Stracquadagno, moglie di Giovanni. Dall'assessorato intanto ribadiscono, però hanno avviato la campagna per la vaccinazione per i disabili gravissimi, ma la nostra domanda sull'inserimento dei caregiver rimandano al governo nazionale, evidenziando che sarà necessario attendere. Sentiamo. Finalmente si accorgono dei nostri disabili, però omettono di vaccinare i caregiver. Ok ai caregiver per i soggetti fragili e non per i disabili gravissimi? Un paradosso che non è piaciuto ai familiari di quest'ultimi, che chiedono come sia possibile che la circolare che state guardando ometta la categoria dei caregiver. La circolare arriva dall'assessorato regionale alla salute. Sì, perché la Sicilia è tra le prime 4 regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anti-Covid in favore dei disabili gravissimi, che verranno vaccinati sicuramente a casa e con dosi di Moderna. Un provvedimento che di certo attesta alla regione la capacità di aver accelerato e superato difficoltà, ma che, allo stesso tempo, ricorda ai caregiver di essere stati esclusi. I caregiver sono gli assistenti, cioè coloro che si prendono cura dei disabili e che costituiscono una figura fondamentale nella loro vita. E però c'è una contraddizione di fondo, perché esiste contemporaneamente e attiva la piattaforma per i soggetti fragili. E lì è prevista invece la vaccinazione dei caregiver. Quindi è una contraddizione evidente e palese. Perché io vorrei fare una domanda all'assessore. Perché nei soggetti fragili è prevista la vaccinazione dei caregiver e invece nei disabili gravissimi questo tipo di vaccinazione non è prevista? Vorrei che qualcuno mi rispondesse. Attendiamo notizie da parte dell'assessore Razza, da parte del Ministero, perché poi lì non si capisce se è il Ministero, se è la Regione Sicilia. Quindi volevo far emergere questo. Contattato da noi l'assessorato regionale alla salute ha detto che approfondirà il tema. I caregiver, gli assistenti, dunque dovranno adesso aspettare, non si sa quanto, probabilmente poco, molto poco, ma allo stato attuale devono attendere di essere inseriti in questi elenchi speciali. A quel punto, non lo evidenziamo noi, ma lo evidenziano loro, forse si avrà la percezione e la consapevolezza che qualcuno al di sopra ha capito, ha compreso che ruolo hanno all'interno della vita dei diversamente abili, gravissimi. E adesso andiamo a Lampedusa perché il sindaco Salvatore Martello smentisce la notizia relativa ai 10 agenti positivi al Covid della variante inglese. Inoltre lancia un messaggio alla regione siciliana affinché si velocizzi con la vaccinazione per le popolazioni delle isole. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, smentisce la notizia dei 10 agenti positivi al Covid-19. Gli agenti, tiene a precisare Martello, positivi al Covid sono solo 3, ma al momento non si parla di variante inglese. Io ho i dati che fornisce ogni sera l'USCA al responsabile dell'ASP e contemporaneamente anche al comune di Lampedusa, al sindaco. Ma di tutti questi 10 non se ne parla, nel senso che noi abbiamo avuto l'1 significa ieri, forse dell'ordine 13 rapidi con esito negativo, tamponi polizia 10 molecolari, di cui 3 con esito positivo. Quindi abbiamo solo 3 elementi, che poi mi viene specificato il nome, con esito positivo, ma non sono 10. Poi per quanto riguarda lo screening che abbiamo fatto sulla popolazione, i tamponi sono risultati tutti negativi e anche la sorveglianza sanitaria, tamponi IPS, tamponi privati cittadini, cittadini rientrati da un'altra regione 0. Queste sono positività praticamente ai tamponi che vengono fatti per il Covid. Ora, se c'è qualche altro studio specializzato e abilitato a dire che è una variante inglese, a Lampedusa noi non ce l'abbiamo. Può anche darsi che c'è qualcuno che gli piace diffondere queste notizie, poi può anche darsi che ci sarà vero la variante inglese,
Attualmente non c'è scritto nelle relazioni che sono dei positivi al Covid con la variante inglese. Il primo cittadino dunque lancia un appello alla regione siciliana e in modo particolare all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La regione Sicilia dovrebbe fare come hanno fatto in Grecia per le isole greche, nel senso che queste le isole minori sono isole che se non parte il turismo, se non veniamo tutti vaccinati, fondamentalmente l'economia va in ginocchio e quindi sarebbe opportuno che le autorità competenti, mi riferisco all'assessore Razza, al presidente della regione e anche al governo nazionale, si attivassero per rendere le isole minori tutti vaccinati, di modo che si parlerà delle isole minori non come fonte di contagio, ma come isole COVID free. Intanto continuano gli sbarchi nell'isola di Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sono arrivati 400 migranti. Il sindaco Martello spera che non si ripeti quanto successo la scorsa estate. Il problema vero è che noi, dal punto di vista della cintura sanitaria, per quanto riguarda il problema degli sbarchi, sta funzionando. Difatti vengono automaticamente, non escono mai fuori dal centro, vengono portate all'interno del centro, gli vengono fatti tamponi, poi vengono riconosciute e trasferite nelle navi quarantene. Il problema è un altro. Come bisogna affrontare il problema delle migrazioni, il fenomeno delle migrazioni, per cercare di farla arrivare in sicurezza, invece di arrivare così come abbiamo visto in queste settimane che arrivano a Lampedusa, ma anche in altri posti dell'Italia. E torniamo a parlare adesso del caso della Mare Ionio, dell'indagine della Procura di Ragusa che ipotizza i reati di immigrazione clandestina e inottemperanza al codice della navigazione nei confronti della nave per il trasbordo di 27 immigrati. Le accuse sono pesanti e la replica, ma in realtà puntano a colpire la pratica del soccorso civile in mare. I dettagli. Torna di pregnante attualità il ruolo delle ONG che salvano le vite umane in mare con l'indagine della Procura di Ragusa, che sospetta il pagamento di un'ingente somma di denaro da parte del mercantile danese Maersk a favore della Mare Ionio, che gestisce il soccorso in mare attraverso la Mediterranean Saving Human. Trasbordo a pagamento e senza alcuna autorizzazione delle autorità competenti. Le accuse sono pesanti. Si è difesa la Mare Ionio, ma in realtà puntano a colpire la pratica del soccorso civile in mare che Mediterranea promuove dal 2018 attraverso la sua compagnia armatoriale, la Hydra Social Shipping, che fornisce all'associazione la nave di ricerca e soccorso e cura la gestione degli equipaggi. Respingono le accuse quattro indagati: Luca Casarini, ex leader No Global, a capo della missione Mediterranea Saving Human, il comandante Pietro Marrone, il regista ed ex consigliere regionale triestino Alessandro Metz e Beppe Caccia, ex assessore al Comune di Venezia, i quali in una nota hanno definito l'indagine un vero e proprio teorema giudiziario in cui si ipotizza che le attività di soccorso e salvataggio siano preordinate allo scopo di lucro. La Mediterranean Saving Human, mentre in tutta Italia erano in corso perquisizioni e sequestri, ha diffuso un comunicato stampa sulla vicenda in esame, che riguarda il soccorso prestato ai 27 naufraghi della Maersk Etienne che da 38 giorni erano in mezzo al mare tra Malta e Lampedusa a bordo della porta container che li aveva i soccorsi. La Mediterranean Saving Human ha messo in atto la difesa. Fu definito la vergogna d'Europa, ha detto, quel disumano abbandono, il più lungo send-off che si ricordi per dei naufraghi che in teoria, secondo ciò che impongono le convenzioni internazionali, avrebbero dovuto raggiungere tempestivamente un porto sicuro. Hydra Social Shipping non ha mai fatto nulla di illegale e lo dimostrerà presto nelle sedi competenti, e Mediterranea, ha concluso, non si fermerà a causa di questo attacco triste e prevedibile e continuerà ad essere in mare lì dove i crimini che vengono commessi sono quelli di strage e tortura, stupri, sevizie. Matteo Salvini, imputato nel processo per il caso 18 a Catania con l'accusa di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di oltre 100 migranti quando era ministro dell'interno, ha ringraziato la procura di Ragusa. È giusto che si vada infine in fondo, ha detto, anticipando che su questo tema chiederà un incontro urgente al presidente del Consiglio e al ministro dell'interno.
E sono 20 le immigrate trasferite da Porto Empedocle all'hotspot di Pozzallo nella tarda mattinata di oggi, che si aggiungono ai 70 immigrati già ospiti della struttura. Delle 20 minorenni nessuna è risultata positiva al coronavirus. Andiamo adesso a Siracusa, è stata sgominata una fiorente piazza di spaccio con l'operazione Algeri, che ha portato all'esecuzione di 31 misure cautelari, tra cui minori e 17 percettori del reddito di cittadinanza. Una situazione aggravata dall'uso delle armi, il capo del servizio criminale Maximiliano Genova è stato raggiunto a Malta. È scattato alle prime luci dell'alba il blitz con circa 150 militari con l'impiego nel nucleo cinofili e di elicotteri, che ha inferto un duro colpo a una piazza di spaccio a Retusea organizzata nei pressi di una scuola e fra le palazzine di Via Algeri a Siracusa. 31 provvedimenti cautelari eseguiti, di cui 23 in carcere, 7 domiciliari e un obbligo di dimora, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall'uso delle armi e dell'impiego di minorenni. Contemporaneamente al blitz è stato raggiunto a Malta Maximiliano Genova, a capo dell'organizzazione ricercato da mesi. Si era rifugiato a Malta, catturato grazie all'attività di cooperazione internazionale con le autorità maltesi e la quinta divisione Sirene. Cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamina, era un traffico fiorente, una vera e propria centrale dello spaccio aperta 24 ore su 24 con diversi turni di lavoro, con tanto di vigilanza e controllo del territorio per avvisare della presenza delle forze di polizia, capace di creare un giro di affari da 25.000 euro al giorno, come emerso dalle indagini condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Le donne rivestivano compiti operativi precisi, gestivano gli approvvigionamenti di droga e si occupavano del confezionamento fino alla consegna delle droghe ai pusher. Anche i figli minori degli indagati assistevano puntualmente a tutte le operazioni relative al traffico degli stupefacenti, talvolta erano presenti nella preparazione e il confezionamento della droga, alle riunioni e agli incontri con fornitori e spacciatori. Talvolta, come emerso, effettuavano telefonate per conto dei genitori per comunicare con il magazzino e fare recapitare lo stupefacente. Un minore in particolare effettuava regolarmente il proprio turno di spaccio vedetta. Poiché l'indagine ha coinvolto 3 interi nuclei familiari, i carabinieri hanno dovuto provvedere alla collocazione dei minori rimasti soli a seguito della cattura dei genitori. Non solo ruoli e gerarchie, il sodalizio era anche strutturato in basi logistiche. L'ufficio era la sede dove avveniva il confezionamento, il taglio e la distribuzione agli spacciatori e dove si tenevano le riunioni operative con dei veri e propri stipendi, 250 euro a settimana per un magazziniere, 2.000 euro per i gestori dell'ufficio per la messa a disposizione dell'abitazione a favore del gruppo. I guadagni erano così fiorenti che il sodalizio di Via Algeri aveva aperto addirittura delle vere e proprie trattative per la vendita tout court della piazza di spaccio ad altri gruppi criminali della città. Le indagini erano iniziate nel 2018 e hanno attestato che il gruppo, in primis il suo capo Maximiliano Genova, incuteva un vero e proprio timore reverenziale nei residenti della zona, imponendo la presenza degli spacciatori a tutte le famiglie che abitavano nelle palazzine, obbligate talvolta a garantirne coperture e a nascondere lo stupefacente nelle abitazioni di persone incensurate che per timore di ritorsione accettavano di collaborare. Lo spaccio avveniva nei pressi dei portoni e androni delle case popolari, il cui accesso era protetto da cancelli e grate apposte abusivamente. Residenti che non dispodevano delle chiavi erano costretti a chiedere il permesso per entrare e uscire. E i dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa e via streaming organizzata dalla Procura della Repubblica DDA di Catania e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Il sodalizio oggi colpito dai carabinieri e dalla Direzione Distrettuale Antimafia non era solo in grado di declinarsi quale importante network economico, ma aveva in qualche modo tentato di impossessarsi di quel territorio, quasi che fosse un pezzo di territorio che i sodali percepivano estraneo allo Stato e della quale lo Stato oggi con energia si è riappropriato. Le indagini hanno disvelato le attività di un sodalizio criminale particolarmente esteso nelle proprie dimensioni. Numerosi erano i sodali, tanto sono state complesse le attività quest'oggi per arrivare alla cattura. Essendo tutti concentrati sostanzialmente nella stessa zona con le loro abitazioni, c'è stato un approccio di immediata cinturazione di questa palazzina
a cui è seguita poi l'attività di perquisizione e di cattura di questi soggetti. Devo dire che le attività sono state molto efficaci, perché nel giro di circa 20 minuti avevamo già catturato la maggior parte di questi soggetti. È stata fondamentale la collaborazione e il supporto dei residenti? L'attività di supporto dei residenti è stata apprezzata, soprattutto anche in un aspetto motivazionale, perché durante l'attività di indagine avevamo raccolto e anche ascoltato dalle attività tecniche di intercettazione le lamentele, le doglianze da parte degli residenti che erano estranei a quello che era il giro del malaffare della piazza di Algeri e che chiedevano di essere, diciamo, per così dire, ristorati di quello che era la loro libertà personale. Una delle motivazioni per cui stamattina abbiamo voluto fortemente il supporto da parte dei Vigili del Fuoco nell'attività di demolizione dei cancelli, di tutte quelle che erano le grate, non è stato fatto soltanto per permettere la cattura, ma anche per ristabilire quello un pochettino un sistema di legalità e lanciare un messaggio ai residenti che lo Stato è presente. Finalmente il 2 dicembre mi troverò davanti a un tribunale che potrà valutare nel merito la mia innocenza. Sono convinto e fiducioso che la verità emergerà in giudizio, a dirlo Luca Sammartino, parlamentare di Italia Viva, dopo che il GUP di Catania, Luigi Barone, ha disposto il suo rinvio a giudizio per corruzione elettorale. L'inchiesta, coordinata dalla procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Agata Santonocito e dal sostituto Fabio Saponara, si basa su indagini della Digos della Questura su una presunta compravendita di voti per le regionali del 2017 e le politiche del 2018. E a causa della cenere dell'Etna, numerose aziende agricole sono state danneggiate, soprattutto nei comuni come Giarre, Riposto, Milo, Zafferana Etnea e Santa Venerina, che si trovano ai piedi del vulcano. Noi siamo andati nell'azienda di Mario Faro, imprenditore vivaistico e rappresentante di Coldiretti Sicilia. Giarre, Riposto, Milo, Zafferana, Santa Venerina sono i comuni maggiormente colpiti dalla cenere e dai lapilli dell'eruzione dell'Etna. In meno di un'ora sono stati ricoperti dalla coltre nera, alta svariati centimetri, che si aggiunge a quella dei giorni scorsi. Penalizzato soprattutto il comparto vivaistico, su cui gravano anche i costi di pulizia. A rilevarlo è Coldiretti Sicilia, che con i suoi tecnici sta facendo un monitoraggio continuo su tutta la zona catanese, dove i fenomeni eruttivi provocano danni alle colture nonostante gli effetti reali, soprattutto sugli ortaggi e sugli agrumi, saranno visibili solo tra qualche tempo. Problemi gravi invece per il comparto florovivaistico. Dal danno provocato dall'abrasione proprio della sabbia, che ahimè soprattutto sulle colture più delicate che noi facciamo all'aria aperta qui nella costiera ionica, ovviamente compromette la qualità delle piante che non potranno essere vendute per questa stagione. E la seconda, ma non indifferente, proprio per la pulizia. Anche quelle piante che non dovessero avere avuto dei danni compromettenti, la pulizia è costosissima. Ormai questa tipologia di evento non è diventata una tantum, una volta ogni 10 anni, ahimè ormai a cadenza mensile. Questo è il ragionamento soprattutto da fare per trovare una soluzione e degli aiuti concreti all'agricoltura e al florovivaismo della costiera ionico-etnea. Ma in una sola ora sono caduti in questa zona più di 15 cm di sabbia vulcanica. Questo significa proprio il danno più grande, dai 10 ai 15 cm, tutto in un'ora. Quindi la sabbia ha avuto il tempo proprio non di cadere, ma di consolidarsi all'interno delle nostre piante, e quindi praticamente adesso anche la pulizia è la cosa più importante. Bisogna avviare l'iter per la richiesta di calamità naturale. Qua si tratta sì di chiedere ovviamente la calamità naturale, ma in qualche modo che questo sistema venga regolamentato. Come ci sono le zone montane, noi auspichiamo che ci possono essere le zone vulcaniche, perché ormai noi dobbiamo convivere in maniera normale, dovremmo convivere in maniera continuativa a questi eventi che ormai sono, ripeto, quasi mensili. Tutte le produzioni all'aria aperta hanno avuto dei danni, o da abrasione o allora appunto da pulizia, ma sicuramente si parla di diverse centinaia di migliaia di euro. La Commissione Attività Produttive all'ARS ha approvato un emendamento per ristori alle aziende di bus turistici e noleggio con conducente dopo la protesta dello scorso 24 febbraio a Palermo. Disponibili 11 milioni di euro.
Prende forma una misura di sostegno a favore delle aziende dei bus turistici NCC dopo la protesta del 24 febbraio scorso a Palermo. La Commissione Attività Produttive all'ARS ha approvato un emendamento firmato da Vincenzo Figuccia che prevede un ristoro complessivo di 11 milioni di euro. L'emendamento adesso dovrà ottenere il via libera dalla Commissione Bilancio. È un primo passo, ha detto il presidente dell'Associazione Bus Turistici 2020, Maurizio Reginella. Saremo vigili per far sì che questa proposta vada a buon fine affinché la nostra categoria venga ristorata adeguatamente. Noi parliamo di una perdita media di azienda del settore del 95% quasi, su un fatturato in Sicilia, soltanto in Sicilia, di circa 210 milioni di euro nel 2019, che è stato l'ultimo anno attivo. C'è praticamente l'azzeramento totale di quello che è il fatturato di questa categoria. Tutte le nostre aziende sono ancora ferme e purtroppo, lavorando col turismo, non ci sarà una ripresa a breve con il turismo dei gruppi, non ci sarà una ripresa a breve. Di sicuro nulla di significativo prima dell'estate e molto probabilmente anche prima dell'autunno, quindi passare un altro anno, sarebbe il secondo di fila così per le nostre attività, chiaramente non è possibile. Tutte le nostre aziende sono già in rosso e con i conti in perdita, i bilanci in perdita da ormai parecchio tempo, quindi è chiaro che le istituzioni, non avendo noi possibilità, nessuna possibilità di lavoro, le istituzioni devono in qualche maniera intervenire. Ci auspichiamo che arrivi in bilancio e che trovi la copertura dei fondi e che quindi finalmente possa arrivare alle aziende che ne hanno un bisogno disperato. Figuccia si sta impegnando a far conoscere la nostra protesta anche alla Deputazione Nazionale, ha detto ancora il presidente Reginella, che aggiunge: il lavoro dell'ABT 2020 Sicilia si sta svolgendo anche a Roma con l'interessamento da parte del Ministero del Turismo per la creazione di un codice ateco ad hoc per i bus turistici, in modo da poter essere riconosciuti quale parte integrante del settore in cui le aziende svolgono il 90% dei servizi. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Bentrovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale. Impianto biogas in contrada Zimmardo Bellamagna, rinviata al 7 luglio. L'udienza fissata per il 24 febbraio, quando il TAR di Catania era chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione. Prima di pronunciarsi però, il Tribunale Amministrativo aveva chiesto tre relazioni rispettivamente al Comune di Modica, all'Università di Catania e all'ARPA Sicilia, quest'ultima però non pervenuta. È stata rinviata al 7 luglio l'udienza al TAR di Catania, fissata il 24 febbraio, sul ricorso per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di biogas in contrada Zimmardo Bellamagna. Prima di pronunciarsi, il Tribunale Amministrativo aveva richiesto tre diverse relazioni al Comune di Modica, al Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania e all'ARPA Sicilia. L'udienza è stata rinviata, ha dichiarato il Sindaco di Pozzallo, Roberto Amatù, per incompletezza della documentazione relativa alla mancanza della relazione dell'ARPA. Inoltre, ha dichiarato a Matuna, i consulenti del comune non sono stati messi nella condizione di poter approfondire le relazioni inviate. Il sindaco di Pozzallo aveva richiesto alla Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa una verifica di rischio archeologico sull'intera zona. Il sovrintendente Antonino De Marco ha dichiarato che gli uffici stanno attuando le verifiche e attuando i controlli relativi al rischio archeologico. A novembre la Sovrintendenza aveva scritto in una lettera che qualsiasi autorizzazione già eventualmente rilasciata in assenza della verifica archeologica preventiva prescritta dalla legge è da considerarsi inefficace. Il territorio, aveva scritto la Sovrintendenza, non è inserito nelle aree perimetrate con diversi livelli di tutela del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, ma il mancato inserimento non significa però che la sovrintendenza non può espletare l'azione di tutela. Sul vincolo paesaggistico, oggi il sovrintendente De Marco ha dichiarato che comunque l'ente non è in possesso del progetto dell'impianto di biogas e dunque non può esprimersi. E da ieri l'ospedale di Bronte al suo nuovo pronto soccorso, inaugurato ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci.
Una struttura attesa, il pronto soccorso dell'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte, una realtà inaugurato ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, alla presenza dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e del sindaco di Bronte Pino Firarello. Una struttura moderna, tre ambulatori e una stanteria ampia e funzionale. Non si risparmia sul diritto alla salute, si risparmia e si evitano gli sprechi nella sanità. Per questo abbiamo inaugurato l'ampliato, nuovo, ristrutturato pronto soccorso dell'ospedale di Bronte, zona interna, zona disagiata, come tante altre zone disagiate all'interno della nostra isola. Questa è l'attenzione del governo, questo è l'obiettivo al quale stiamo lavorando ormai da 3 anni, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Pronto soccorso di Bronte, riqualificato e ampliato, è una testimonianza concreta di questa attenzione, ha detto Musumeci, che ha aggiunto: se avessimo più medici specialisti e più personale formato, le cose potrebbero andare ancora meglio, ma in Italia scontiamo una cronica carenza di specialisti per gli effetti di una politica sanitaria inadeguata. Il mio governo sta pubblicando un concorso a tempo indeterminato per assumerne alcune centinaia che saranno indirizzati verso strutture che ne hanno più bisogno. I medici però hanno la facoltà di rinunciare a una sede periferica, questo è un errore del contratto nazionale, ma confidiamo nel loro buonsenso. Prima dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso, Musumeci ha incontrato i sindaci della zona al comune annunciando un'azione di rilancio dell'area pedemontana. Stiamo lavorando per istituire la zona turistica del terzo polo, quello del nord-est, ha detto Musumeci, che finora è stato tenuto fuori dalle programmazioni. Interloquiamo con il governo nazionale per capire come intendano investire i 20 miliardi del recovery plan destinati alla Sicilia. Noi puntiamo su 5 o 6 cose, abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per dare all'isola una posizione di centralità nel Mediterraneo, ha concluso Musumeci. E andiamo adesso a Ragusa, perché al castello di Donna Fugata, tornato fruibile da quando la Sicilia è in zona gialla, Unicef e Soroptimist hanno realizzato una stanza dedicata all'allattamento e al cambio pannolino dei più piccoli. Ieri la cerimonia di presentazione alla presenza dell'amministrazione comunale che ha sostenuto il progetto. Un baby pit stop al castello di Donna Fugata è stato inaugurato ieri pomeriggio per permettere alle mamme di allattare in serenità e cambiare il pannolino ai loro piccoli in un luogo idoneo. È un'iniziativa di sensibilità che mostra il grande senso di civiltà e rispetto nei confronti di chi intende visitare uno dei luoghi più suggestivi e può farlo con tutte le comodità. Un'idea che Unicef ha potuto concretizzare anche grazie al Soroptimist guidato a Ragusa da Carmela Leone e al comune proprietario del castello di Donna Fugata. È un'area di sosta che onora anche l'articolo 24 della Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè il diritto alla salute. È un progetto, diciamo, nazionale, ospedali e comunità amici dei bambini, che entra in rete nell'idea di città, di comunità, di spazi a misura di bambini e dunque di mamme e bambini. La presidente nazionale Unicef Italia, Carmela Pace, che ha donato il quadro Maternità nell'era vittoriana di Gustav Leonard de Jong, ha puntato l'attenzione sul rapporto madre-figlio e sui risvolti dell'allattamento per garantire una crescita sana. Abbiamo considerato innanzitutto uno dei diritti fondamentali del bambino, il nutrirsi e il vivere bene. E il nutrirsi comincia dal momento in cui viene al mondo. E il nutrirsi nel venire al mondo avviene attraverso l'allattamento, che è quello che dà più sicurezza sia alla mamma che al bambino. Li fa crescere ancora in simbiosi ed ecco la cosa importante, poterli proteggere. Lei parlava anche di un concorso letterario. Sì, un concorso che è stato fatto, l'allattamento al seno, una catena calda di sostegno, per sensibilizzare sia i ragazzi che le ragazze, infatti era rivolto ai ragazzi delle quarte e quinte superiori, che l'allattamento è un momento molto importante e che il corpo sia dell'uomo che della donna sono elementi da rispettare e non con cui giocarci, non giocattoli della vita. Il Baby Pit Stop è stato inaugurato in un momento storico cruciale in cui la Sicilia, essendo in zona gialla, ha potuto riaprire i musei. Il castello di Donna Fugata è infatti fruibile da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16:15. Dare l'opportunità a chi viene, alle famiglie che vengono con bambini piccoli, di avere uno spazio dove poter allattare, cambiare il pannolino, piuttosto che passare un momento con i bambini dove sono dei giochi, eccetera, certamente è qualcosa che dà un valore aggiunto a una struttura che sta crescendo, continua a crescere, è nei nostri pensieri, perché noi la stiamo anche
trasformando, se vogliamo, alcune parti, le stiamo rendendo nuovamente fruibili. C'è un museo del costume che è stato inaugurato da pochi mesi, ci sono altre novità all'orizzonte come l'apertura di una caffetteria, di un bookshop, insomma una serie di iniziative che contribuiranno tutte insieme a rendere ancora più attrattiva il luogo. È stato un tocco di allegria, di colore, di speranza, soprattutto in questo periodo di pandemia, la manifestazione Mare d'Inverno che si è svolta nelle spiagge di Pietranere e Raganzino a Pozzallo. L'iniziativa dell'amministrazione comunale, coordinata dalla responsabile del servizio ecologia Cettina Lupo, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Pozzallo e degli istituti comprensivi Amore Rogasi e del Circolo Didattico, ha visto la presenza di 43 classi che sono state impegnate nella pulizia di entrambi gli arenili, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Termina qui la nostra edizione di MTG, che torna alle 16:30 con Marco Scavino. Buon pomeriggio, grazie per averci seguito.